Ci troviamo di fronte alla facciata della chiesa di Santa Margherita, nella parte alta della città di Cortona. Inizialmente era una piccola chiesetta dedicata a San Basilio, che fu però poi danneggiata nel 1258 dopo il sacco di Cortona. Dopo la morte di Santa Margherita nel 1297 fu subito iniziato il lavoro della chiesa in suo onore. Nel corso di tutto il 300 la chiesa fu abbellita con vari affreschi, che ora sono conservati al Museo Diocesano, e dopo alcune analisi vennero attribuiti ai fratelli Renzetti. Nel 1738 la versione 1300esca fu demolita per far spazio a una basilica in stile barocco, con le tre navate, le volte a crociera e i soffitti affrescati. Di imitazione romanico-gotica e rimandi cromatici senesi. La forma attuale della basilica venne realizzata a fine 800 da tre architetti, Enrico Presenti, Mariano Falcini e Giuseppe Castellucci, che rifece la facciata. Sono contento di accogliervi, io mi chiamo Fra Giancarlo, sono così il responsabile di questa chiesa, di questa comunità. Qui siamo cinque francescani, ci sono anche quattro suore francescane che collaborano con noi per accogliere tanta gente che viene qui, pellegrini, non solo da Cortona o dalla Val di Chiana, ma anche da tante parti del mondo, anche dall'estero. L'iconografia di Margherita è veramente diffusa in tantissime parti, ci sono tante chiese consacrate a Margherita anche all'estero oltre che in Italia. Allora, questo luogo custodisce il corpo di Margherita, che è qui dietro. Margherita è nata nel 1247 a Laviano. Laviano è qui vicino al lago Trasimeno. Uh-huh. Figlia di contadini, c'è una casetta povera, piccola, che era della sua famiglia. Era una ragazza bellissima, però da bambina è rimasta orfana di madre. Il papà si è risposato, ma la nuova sposa del padre non le voleva bene a Margherita, l'ha trattata molto male, era una matrigna, quello che si suol dire, no? E per cui Margherita, poverina, si è sentita veramente, viveva male. Infatti, quando aveva 16 anni, un giovane nobile, molto ricco della zona, si è innamorato di lei e lei quindi è andata a convivere con Arsenio, si chiamava questo ragazzo, questo giovane, senza sposarsi. Con la promessa di sposarsi. Cioè, ha avuto un figlio con questo giovane, mm-hmm. Però dopo 9 anni di stare insieme, Arsenio fu ucciso. E il suo corpo fu nascosto nel bosco sotto rami, frasche, eccetera. Il cane di Arsenio è andato a cercare Margherita e l'ha accompagnata dove era nascosto il cadavere. Immagine di Margherita rappresentata con il cagnolino ai piedi. La famiglia di Arsenio l'ha scacciata di casa. Lei ha tentato di tornare dal proprio padre, ma il padre è un po' debole e quindi non l'hanno ricevuta. Quindi si è trovata sola con questo bambino e non sapeva che fare. Avrebbe potuto prendere qualsiasi strada, no? A Cortona fu accolta da due signore molto buone. Però lei ha sentito dentro di sé un richiamo ancora più forte e ha fatto riferimento ai francescani, i quali frati si sono presi carico di Margherita, l'hanno aiutata, soprattutto spiritualmente, la quale spiritualmente è cresciuta tantissimo. A un certo punto
si è avvicinata così tanto al Signore che è diventato il centro della sua vita. C'era nella chiesa di San Francesco un crocifisso che adesso è qui, e di fronte a questo crocifisso Margherita si è giocata la vita veramente. Quanto ha pregato davanti a questo crocifisso. Ad un certo punto si è sentita veramente orientata dal Signore. Il Signore in primo tempo la chiamava poverella. Perché? Perché ancora non si era confessata, non aveva un po' rivisto, no, questo suo tempo di convivenza che non era secondo la volontà di Dio, no? Quindi poverella. Quando lei poi ebbe modo di fare una confessione generale della sua vita, si è sentita veramente sollevata. Poverella, figlia, poi sposa e poi serva. Serva, attenti bene, sembrerebbe meno che sposa, no? E invece no, serva modellata sul servo sofferente che era Gesù, no? Qui Margherita ha vissuto gli ultimi 9 anni in questa non c'era la chiesa, c'era una chiesa più piccolina, San Basilio si chiamava questa chiesa. Margherita è morta nel 1297, a 50 anni. È morta qui, c'è un piccolo luogo per indicare più o meno il luogo dove sarebbe morta. Qui c'è, possiamo dire che è un po' il cuore spirituale di Cortona e della Val di Chiana. La fortezza del Girifalco domina tutto il borgo sul punto più alto, a quota di 650 metri. La cinta muraria, che è tuttora visibile, risale al periodo etrusco, al VI e V secolo a.C. Il circuito medievale tuttora esistente ricalca questa antica cerchia, circondando il poggio dove si trova la fortezza. Ma adesso passiamo alla storia. Infatti, nel XIII secolo, Cortona fu teatro degli scontri tra Guelfi e Ghibellini e anche con una lotta del potere della vicina Arezzo. E nel 1258 i Guelfi cortonesi chiesero aiuto alla, appunto, città di Arezzo, ma questa mossa si rivelò un gravissimo sbaglio. Infatti Cortona venne assediata dagli aretini per 3 anni e in questa occasione venne ricostruita la Rocca del Gerfalco. Il nucleo centrale più antico, il mastio, o palazzo del capitano, è l'elemento che visivamente più emerge rispetto al resto della fabbrica. Ciascuno dei 3 piani è scandito all'interno da 4 sale voltate a botte. Dall'ultimo piano si raggiunge il camminamento di ronda, dal quale si gode uno splendido panorama sulla Val di Chiana. Nel 1323 Ranieri Casali diventa il console di Cortona, prende così inizio alla signoria dei Casali. Nel 1409 la città fu conquistata dal re di Napoli Ladislao, che nel 1411 la vendette per 60.000 fiorini a Firenze. Nel 1527 il mastio fu affiancato da 2 mura, costituendo così un mirabile cortile interno, che di conseguenza ebbe anche un ruolo essenziale dal punto di vista pratico, quello di contenere una cisterna internata d'acqua. Ma veniamo a Cosimo I de' Medici. Che cosa c'entra con Cortona? Dopo la guerra contro Siena nel 1555, il duca volle inserire Cortona nel circuito delle roccaforti a difesa dei territori conquistati e quindi fu inclusa nel programma di potenziamento militare. L'incarico dei lavori venne dato a Gabrio Serbelloni, ingegnere milanese che progettò l'ampliamento tra il 1556 e il 1557. Ben presto egli sarà affiancato dal cortonese Francesco Lapparelli, ingegnere militare. Nel 1596 il Palazzo del Capitano acquisì una nuova funzione difensiva per i soldati grazie alla costruzione di 4 bastioni angolari. Ora ci troviamo a sud-est nel bastione di San Giusto. Rivolta a nord-est, verso l'omonimo monte, che è anche il più alto del comune di Cortona, si trova il bastione di Sant'Egidio, che deve la sua forma lanciolata al fatto che in passato ospitava le cannonieri.
A nord-ovest, rivolto verso l'omonima chiesa, si trova il bastione di Santa Maria Nuova, che ha un fianco ad angolo retto e un altro lato radente alle mura cittadine. Il bastione di Santa Margherita è rivolto a sud-ovest, dove si trova la chiesa della patrona della città. È caratterizzato da una forma pentagonale ed è l'unico bastione a non avere la copertura. A partire dal 700, con la fine della dinastia dei Medici e con gli Asburgo-Lorena, la fortezza fu disarmata ed iniziò il suo lento declino. Nel 1766 la fortezza fu ceduta alla comunità di Cortona e venne trasformata in carcere cittadino. Nel 1897 si tentò di venderla ai privati, senza successo. Abbandonata, fu depredata di legname e mattoni. Lo stesso comune, nel 1918, smantellò i tetti del palazzo. Durante la Seconda Guerra Mondiale ospitò 250 figlie di italiani all'estero e poi soldati tedeschi. Nel 1959 il Ministero della Pubblica Istruzione finanziò dei lavori di restauro. Ancora oggi la fortezza del Girifalco svolge un ruolo importante per la città di Cortona, poiché ospita molteplici mostre, concerti, eventi, tra i quali possiamo ricordare per esempio Cortona on the Move, un evento importante per la città di Cortona, ma anche per tutta l'Italia.